Oggi parliamo di cicli lunari, fluire nell'energia femminile. Oggi parliamo di fiducia, di come sviluppare la fiducia e fluire nell'energia femminile attingendo ai cicli lunari. In questo video non parliamo di come sviluppare la fiducia in se stessi, non parliamo di autostima, ma parliamo di fiducia intesa come energia. La fiducia, abbiamo detto che è una qualità tipica dell'energia femminile. L'energia femminile e il potere legato all'uso consapevole di essa aprono al mondo le porte di altri mondi. Aprire le porte della magia e aprire le porte a tutto quel mondo rinnegato, il mondo che hanno permesso che venisse usato solo ai bambini, perché i bambini sono per natura aperti ad altri mondi e sono in contatto con la magia dell'universo. L'energia femminile è legata a questo mondo infantile, molto immaginifico, perché possiede uno sguardo che riesce ad andare oltre l'apparenza. È uno sguardo che va oltre l'oggettività, oltre la logica e la razionalità. Andare oltre i pilastri della razionalità, della logica, non vuol dire rinnegarli, ma significa sfocare quell'immagine precisa e abbracciare ciò che non può essere visto con gli strumenti della sola razionalità. Gli strumenti usati dall'energia maschile servono per mettere a fuoco, però quando si mette troppo a fuoco si può osservare con nitidezza un particolare alla volta. Quando invece lo sguardo si allarga, si ha accesso ad una visione più ampia dove tutti gli opposti, quindi ombra e luce, vita e morte, danzano fra loro armoniosamente. Quindi la magia ha libero accesso. Purtroppo guardiamo a questo mondo con un'energia prettamente maschile e nutriamo paura nei confronti di questa visione più ampia. L'energia femminile è un'energia oscura, è un'energia misteriosa, è l'energia della luna, in cui il bianco non è bianco, il nero non è nero, eppure tutto non spaventa. Ed è un'energia molto potente se la riusciamo ad accogliere e a non rinnegarla. È un'energia che crea scompiglio dove c'è troppo ordine e va oltre ogni schema e ogni rigidità. L'unica cosa in cui si inchina l'energia femminile è la vita stessa, è la rinascita, il cambiamento, la trasformazione, tutto ciò di cui l'energia maschile ha paura, perché l'energia maschile definisce tutto ciò caos. E questa energia femminile spesso non viene accettata, soprattutto da chi dovrebbe espandere questa energia femminile, perché viene catalogata come un'energia ardente, rovente, fervida, immaginazione. È importante riconoscere e accettare questa energia dentro di noi per trovare il nutrimento essenziale, per trovare una visione ampia dell'universo. Per arrenderci alle energie divine, oggi parliamo di cicli lunari, è importante. Perché? Perché arrendersi significa riconoscere la propria divinità interiore e lasciare che questa operi nella nostra vita. Uno degli ostacoli maggiori nell'accettare la generosità, nell'accettare l'abbondanza dell'universo è la nostra limitata conoscenza, sia dell'energia femminile che scorre in noi, di quello che possiamo realizzare attingendo a questa energia. Sappiamo che l'energia di una specifica fase lunare, in particolare a vigilia di luna piena, possiamo accelerare la realizzazione dei nostri desideri. La luna è quindi un simbolo di abbondanza, è un simbolo che attraverso la sua energia può influire sulla nostra vita, oltre che quello sulla terra. Ne sono esempi l'agricoltura, il monitorare le maree, il parto, il ciclo mestruale. Dimentichiamo che l'universo è la nostra sorgente, dimentichiamo questa forza credendo di poter usufruire di una quantità limitata di potere. Da sempre la Luna governa l'aspetto femminile della vita e rappresenta il mistero, riflette le diverse sfaccettature femminili, quindi bambina, donna, amante, sciamana, saggia. Quindi la luna è un corpo celeste che sottolinea il ritmo del nostro mondo interiore, delle nostre emozioni, delle nostre percezioni e intuizioni. Però occorre credere che l'universo offra illimitate opportunità e che ognuno di noi abbia uguali possibilità di accesso, cominciando a eliminare i sensi di colpa per aver ricevuto troppo, quindi per chi ha una ferita da ingiustizia, eliminando le credenze limitanti che non siamo
meritevole di abbondanza e prosperità. L'atteggiamento avaro nei confronti di noi stessi è guidato, abbiamo sempre detto, dal nostro pensiero, dal nostro ego, dalla nostra mente che crede di meritare poco. L'universo invece possiede un flusso di energia che ama estendersi sempre di più e soprattutto un'energia circolare che non si esaurisce mai. L'universo ha per noi tanti doni e quando ciò non si verifica è perché insistiamo su una particolare fonte umana di energia anziché lasciare che il flusso si manifesti dove vorrà manifestarsi. Ciò che è bene per noi può giungere da fonti più svariate, quindi apriamo le porte alle mille possibilità. Il segreto dell'abbondanza è lasciarla circolare liberamente invece di bloccarla. La creatività è una questione spirituale, quindi qualsiasi progetto tu voglia realizzare è il frutto di salti di fede, alcuni piccoli, altri più grandi. Però è importante liberarci dalle barriere interiori che ci impediscono di agire seguendo il nostro cuore. Spesso accade ciò in cui crediamo, quindi è importante modificare il nostro pensiero in un atteggiamento positivo, in un atteggiamento prospero, cioè con la consapevolezza che avrai sempre ciò di cui hai necessità. Non si preoccupa per il futuro e si sviluppa uno stato dell'essere aperto all'abbondanza senza nutrire paura. Quindi chiedetevi quali sogni state scartando, se vi sembra impossibile raggiungere un particolare sogno, perché la fiducia si coltiva ogni giorno diventando più sinceri con noi stessi e soprattutto aperti al positivo. Per realizzare un desiderio è utile darle però una forma, assumendo uno stato d'animo in piena fiducia, in piena gratitudine, quindi è importante visualizzare il desiderio come già tuo. E quando sei certo che l'universo te lo concederà, stai creando perché sei nella visualizzazione creativa. Quindi puoi chiedere alla luna di aiutarti a trovare in te uno stato di gratitudine che ti aiuta a sentirti felice anche senza il desiderio, perché se cerchi i motivi di felicità l'obiettivo conta relativamente, perché è importante lo stato d'animo più in linea con l'attrazione, che è quello aperto a ricevere ciò che desideri in qualsiasi modo ti arrivi, e quindi sei aperto anche a ricevere qualcosa di diverso e anche alcune volte migliore, perché l'universo ha in serbo per noi qualcosa di diverso da quello che chiediamo. Quindi è importante un'apertura, è importante aprirsi alle novità. Mettiamo il caso che tu desideri incontrare la tua fiamma gemella oppure la tua anima gemella, quindi è importante trovare una motivazione più alta del desiderio in sé, come per esempio quella di sperimentare l'amore incondizionato, espandersi nella energia creativa di fiamma gemella, essere luce per le altre coppie, essere al servizio degli altri. Quindi trova un motivo per desiderare che possa ampliare però la tua creatività. Quindi cerca di comprendere qual è il motivo trainante del tuo desiderio. Quindi evita di rimanere attaccato al desiderio sentendo il bisogno che si realizzi al più presto, oppure provando un senso di mancanza se non lo si realizza. Se sei nel bisogno, nel lamento, è impossibile che il sogno si realizzi pienamente, perché l'universo risponde alla vibrazione dei tuoi pensieri di mancanza e quindi ti manda altra mancanza, oppure si manifesta seguendo le tue credenze limitanti. Quindi se desideri un lavoro, questo lavoro potrà arrivare, però sarà un lavoro difficile, un lavoro duro, un lavoro che non ti soddisfi pienamente. Quindi l'universo si sintonizza sulla verità delle tue sensazioni e delle tue emozioni. Quindi è importante saper chiedere alla luna. Quindi è importante fare una preghiera e non una supplica, una preghiera di ringraziamento, perché la supplica comunica con voglio l'anima gemella o la fiamma gemella, ne ho bisogno, mi manca, sono triste, nessuno mi vuole, senza un partner la mia vita non ha senso. Quindi dobbiamo formulare una preghiera di ringraziamento, quindi sono grato, sono aperto a sperimentare esperienze che mi fanno stare bene, sono felice di condividere questa mia gioia con un'altra persona per poterci scambiare amore. Quindi il desiderio va espresso con la formula grazie per, utilizzando il presente e utilizzando frasi formulate con fiducia. Sono entusiasta all'idea di poter incontrare una persona con la quale poter espandere l'amore che nutro in me.
Quindi, se non riesci però a visualizzare, immagina qualcosa che puoi udire. Immagina una conversazione con il tuo partner ideale. Se non sei uditivo, immagina dei profumi. Se ad esempio desideri un nuovo lavoro, immagina il profumo di caffè che prendi con il tuo nuovo collega di lavoro. E alla fine dei desideri, scrivi grazie per tutto questo o qualcosa di meglio. Quindi la gratitudine è la dichiarazione più potente nei confronti dell'universo, però non è un espediente per prendere in giro la luna, perché non possiamo mentire all'universo. È importante il distacco, è importante lasciare andare il desiderio. Se vuoi chiedere alla luna anche per altre persone, devi avere il loro permesso, oppure puoi chiedere senza il loro permesso, chiedendo di ricevere amore puro e incondizionato. Nel caso in cui tu voglia iniziare una relazione, evita di scegliere una persona, perché non solo dipende dalla volontà dell'altra persona, per il rispetto del libero arbitrio, ma perché non sempre ciò che chiediamo è utile per i nostri scopi evolutivi. Quindi aprirci alle mille possibilità, quindi affidarsi al flusso, alla corrente che ci conduce verso la nostra dimensione vitale. Quindi seguire il creatore, seguire i cicli lunari ci dà il permesso di ascoltare il nostro bambino interiore, che ha trovato il coraggio di esprimere i propri desideri più intimi senza credere che siano banalità. Però è importante aprirsi alle mille possibilità, quindi esercitarci con la scrittura veloce, scrivere il più velocemente possibile i nostri desideri senza giudicarli. Lascia sempre nella tua vita un po' di tempo per fare qualcosa che ti rende felice, perché ciò influirà sul tuo benessere più di qualsiasi altro fattore. Possiamo chiedere alla Luna i nostri desideri del cuore. La Luna è l'unico satellite naturale del nostro pianeta che compie la sua orbita intorno alla Terra in circa 29 giorni e mezzo. In questo tempo la Luna compie un intero ciclo di fasi lunari. Abbiamo la luna nuova, la luna crescente, la luna calante. In un mese trovi sempre queste fasi, talvolta ci sono due lune nuove, e allora la seconda luna dello stesso mese è chiamata luna nera. Se ci sono due lune piene nello stesso mese, la seconda luna verrà chiamata luna blu. Quindi affidando i propri desideri alla luna, ma anche le proprie paure in fase di luna calante, si è meno rigidi, si sviluppa la fiducia e si comincia ad accettare anziché rifiutare le più svariate opportunità. Chiedendo alla luna ci sentiamo meno rigidi, amiamo la nostra guida interiore e ci connettiamo con una forza superiore che risiede anche in noi, perché noi siamo il riflesso dell'universo, siamo un eco dell'universo. Quindi risaliamo alla fonte affidandoci ad essa, e la fonte soddisferà i nostri bisogni, imparando però ad accettare le infinite possibilità. Il semplice scrivere i propri desideri distrugge le barriere che ci separano da esse e ci permette di coltivare un atteggiamento positivo, essenziale per poter manifestare sul piano della materia i nostri desideri. La luna nuova corrisponde ad un nuovo inizio ed è consigliato in questa fase seminare i desideri del cuore. Quindi potete accendere una candela bianca, un incenso, e potete invocare l'arcangelo Aniel, che è l'arcangelo della luna, chiedendo di aiutarvi a piantare i semi dei desideri del cuore e a darvi la chiarezza per chiedere ciò che è in linea con il piano della vostra anima. La luna nuova è una luna introspettiva, una luna che ci spinge a guardare dentro noi stessi e a risvegliare tutta la nostra ombra. In questa fase è consigliato scrivere qualità dell'essere, quindi gioia, indipendenza, gratitudine, tutte quelle qualità che vogliamo acquisire per non rimanere attaccati soltanto ad un desiderio esterno a noi. Possiamo piantare tanti fagioli quanti sono i nostri desideri del cuore in una ciotola con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua. Ringrazia la luna per aver benedetto i semi con la sua energia. Se i tuoi fagioli non cresceranno, non demoralizzarti. Riproponi di nuovo il rito, conserva il quaderno con la lista dei desideri per esporlo alla luce della vigilia di luna piena. A vigilia di luna piena puoi usare le affermazioni, quindi cerca di creare dei desideri che abbiano anche una emozione. La luna crescente
e corrisponde simbolicamente alla stagione alla stagione della primavera, quindi è una luna che ci aiuta a plasmare i nostri intenti, i nostri progetti, quelli che daranno prosperità, felicità, libertà, quindi è ricca di creatività, di arte, di bellezza, ma anche di leggerezza. A forza di affermare, visualizzare, di sentire, di compiere azioni in funzione di ciò che desideriamo, prima o poi questo si materializza. Realizzazione dipende però dalla forza della nostra credenza e dalla quantità di energia che investiamo in ciò che vogliamo. Quindi a luna nuova possiamo chiedere all'Arcangelo Haniel di aiutarci, di potenziare la nostra forza, il nostro coraggio e di essere soprattutto paziente, perché all'impazienza nasce la resistenza. Quando vogliamo che le cose vadano in fretta, in realtà vogliamo mantenere il controllo, quindi non lasciamo che sia il nostro io interiore ad aiutarci. Quindi durante la vigilia di luna piena possiamo anche per esempio informare l'acqua con delle proprietà. Quindi possiamo attaccare sulla bottiglia di vetro con dentro l'acqua una qualità che vogliamo imprimere nell'acqua e che vogliamo acquisire bevendola, quindi non so, portare pace, serenità, guarigione a tutte le nostre cellule, bellezza, caricare le nostre creme affinché le loro proprietà siano amplificate. Possiamo caricare i nostri gioielli con una qualità che vogliamo amplificare in noi, anche i nostri oli, i nostri cristalli, tutti gli oggetti che per noi sono importanti, anche un progetto che stiamo portando avanti. Quindi invocare l'Arcangelo Haniel, chiedere di benedire i nostri oggetti, l'acqua, i desideri, caricandoli con le nostre intenzioni, con la sua energia e l'energia lunare. Quindi affida i tuoi desideri alla luna, lasciandoli andare affinché però si distacchino da noi. E chiedere a Daniel di mostrarti la via per realizzarti, cogliendo segni, cogliendo sincronicità per attrarle nella nostra realtà. Non so come, ma li realizzerò. Grazie, ti amo. Possiamo anche fare un rituale di allontanamento in fase di luna calante, quindi la sera di luna piena o la sera successiva possiamo prepararci a lasciare andare le negatività, a guarire il malessere. Quindi possiamo elencare situazioni dolorose, paure, fobie, limiti del passato, convinzioni limitanti, tutte le abitudini dannose. Quindi possiamo chiedere a Daniel di aiutarci a liberarci ringraziando il nostro vecchio sé. Quindi puoi distruggere tutto con acqua o fuoco. Se scegli l'acqua, puoi fare a pezzettini il tuo foglio con tutte le negatività che vuoi eliminare e gettarlo in un corso d'acqua oppure nel water. Oppure puoi scegliere il fuoco per bruciare tutto sotto la luce del fuoco, guardandolo con attenzione fino a che non sia tutto bruciato, il foglietto non sia tutto bruciato. Quindi ringrazia l'acqua o il fuoco che ha portato via con sé le tue negatività. Quindi la gratitudine e la gioia sono ingredienti essenziali per la riuscita di questi rituali. È importante però agire, quindi nutrire in sé anche l'energia maschile. Se chiedi un nuovo amore non puoi chiuderti in casa, se chiedi un nuovo lavoro non puoi stare che qualcuno ti bussi alla porta. Quindi non esiste la bacchetta magica, non c'è nulla che avvenga senza la nostra azione, perché nel momento in cui ti impegni si muove l'universo, arrivano nuovi eventi, arrivano nuovi incontri imprevisti, nuove opportunità. Quindi la scelta di voler dare una svolta alla tua vita è solo tua, e per riuscirci devi imparare a superare le tue paure, affidandole magari anche alla luna, che sbloccano, che ostacolano e rallentano il nostro percorso di crescita. Quindi fluire nell'energia femminile, fluire nell'energia lunare è molto importante. È importante vedere questa energia, riconoscerla, cavalcarla tutta senza spaventarsi di ciò che si vede, perché sentiamo la forza dello sguardo della divinità che è in noi e che si esprime tramite noi. La nostra ombra non potrà essere accettata solo dalla nostra personalità, perché impazzirebbe, ma dallo sguardo della nostra anima, perché la personalità, abbiamo sempre detto, che ha troppa paura dell'ombra e dello squilibrio. Quindi la luce e l'ombra dell'energia femminile
È un'energia difficile da esternare perché è un'energia molto misteriosa, non è evidente. L'ombra del femminile non è violenza, non è guerra, ma è un lasciarsi andare alla deriva, un latte inacidito. Quindi l'ombra dell'energia femminile è autoannientamento, quindi bisogna accogliere ciò che è altro da sé, solamente che questo accoglimento deve poi essere trasformato in un parto. Se ciò che è altro da te, quindi è cresciuto, ha preso forma, ma non viene comunque partorito nel mondo, è la morte e l'annientamento. Quindi l'energia femminile è un vuoto pieno che partorisce il nuovo, e se questo non avviene c'è l'annientamento. Un vuoto in grado di accogliere, di dare vita, di creare il nuovo grazie a questo vuoto però fecondo. Solo però per la gioia, per l'arricchimento che questo movimento porta con sé. Chi non si sente parte del tutto in un reciproco scambio di nutrimento non ha fatto un salto evolutivo necessario alla espansione della divinità che è in noi. Quindi affidatevi alla luna, non temete la profondità e permettete al vostro cuore di esprimervi tramite visioni, tramite sogni, tramite desideri. Quindi non abbiate paura di lasciare ciò che accade, e solo dopo aver riversato tutto ciò che c'è nel vostro cuore, solo dopo potete cercare di capire e di fare ordine. Però è importante che ci sia questo movimento da dentro a fuori. Questo proprio ce lo viene ci viene riferito spesso durante le letture akashiche. L'energia femminile accoglie nel suo cuore la sua ombra per trasformarla in luce senza giudizio, ed è il tempo necessario che l'energia femminile si assuma le sue responsabilità di ciò che sente per realizzare nel mondo ciò che è necessario per sé. Quindi il sentire deve diventare importante quanto il pensare. Finché l'energia femminile non partorirà se stessa, l'energia maschile non si sarà purificato, queste due forze energetiche avranno un misero contatto. Ma quando l'energia femminile è consapevole, sarà consapevole di far parte del cerchio della luna, del mondo magico, tutto si aprirà alla luce. Ciò che blocca il manifestarsi però dei nostri desideri è che in fondo crediamo il contrario di ciò che desideriamo, ed è molto più difficile mettere a nudo una credenza che un desiderio, perché il desiderio deriva da un piano emozionale, mentre una credenza viene dal piano mentale. Quindi preferiamo credere a ciò che ci dice la nostra mente invece di credere in ciò che realmente siamo. Tutto dipende dalla diga costruita fin qui. Dal momento che le paure provengono dalle credenze, è utile che ne prendiamo coscienza, consapevolezza. È importante visualizzarsi in piedi in mezzo al fiume mentre accogliamo l'acqua con gioia e gratitudine, per ricevere con gratitudine, con gioia, l'abbondanza. Io termino qui questo video, spero di esservi stata utile. Potete scrivermi a infosentierodelcuore@gmail.com per fare con me un percorso di floriterapia, per andare a sciogliere paure, credenze limitanti, per poter manifestare nella materia la nostra vera luce interiore. Sono sempre disponibile per la lettura dei registri akashici, per le anime che si sentono questa chiamata. Un abbraccio di luce dal sentiero del cuore, alla prossima, baci, ciao!